Questo video è offerto da... Questa sconfitta per 2-0 contro l'Empoli, un commento da parte sua. Abbiamo fatto quello che possiamo fare in questo momento, secondo me. Il nostro livello è questo in questo momento. Cioè, non basta, ma il livello nostro è questo. Noi secondo me più di così non possiamo fare in questo momento, tutto qui. Poi ognuno le vede come vuole, ognuno pensa come vuole. Secondo me la squadra non ha, come si dice, ha fatto quello che doveva fare per giocare contro una partita, contro una squadra che è molto più forte di noi in questo momento qui, che è da 2 anni sempre ai vertici del campionato. Secondo me abbiamo fatto anche un buon primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto un errore, abbiamo preso subito gol. Poi è chiaro che è diventato tutto molto più difficile. Mister, si aspetta qualche decisione dalla società? Ci sarà qualche decisione da parte sua? Logica domanda in questo momento. Allora, da parte mia non, assolutamente no. Assolutamente no, perché per me la squadra ha dato tutto quello che poteva dare. Poi la società farà quello che riterrà giusto fare. Io con la società ho già parlato svariate volte, non c'è problemi su altre cose. Il problema è il livello dove possiamo arrivare noi. Se qualcuno pensa che possiamo fare molto meglio, è giusto che prenda certe decisioni. Qual è il male di questa Juve Stabia? Ma l'ho detto prima, noi oggi per me non abbiamo fatto una brutta gara. Abbiamo trovato una squadra che gioca bene a calcio, ma noi secondo me siamo stati bene in campo. E poi è chiaro che loro hanno delle qualità anche che noi in questo momento qui non ci abbiamo. Però la squadra secondo me è stata bene in campo, ha fatto la gara che doveva fare. Abbiamo perso, però abbiamo perso contro una squadra che gioca bene a calcio, che sta bene in campo. Le altre volte che abbiamo perso, onestamente, siamo riusciti a combinarci molto noi la vita. Però ripeto, secondo me in questo momento il livello della Juve Stabia è questo. Mister, una curiosità, che cosa ha detto Ain Prota a fine partita? Voleva magari che la squadra rientrasse subito negli spogliatoi, oppure ha chiesto i ragazzi che andassero sotto la curva, perché abbiamo capito qualcosa di sbagliato probabilmente. No, io Ain Prota gli ho solo detto non ce ne va bene una, nemmeno mezza, nemmeno per una volta per riaprire una partita, come sbagliamo paghiamo subito, al di là, lo ripeto, del nostro livello però. Questo è quello che gli ho detto. No, io dei tifosi no. Che devi dire ai tifosi? Si è sbagliato qualcosa a livello societario a questo punto, perché è una squadra che... Allora, se ora andiamo a cercare colpevoli e manca 30 partite, 31 partite, quante ne manca da qui alla fine, che ci rimane? Noi l'unica cosa che possiamo fare, indipendentemente da tutto, è credere in quello che stiamo facendo e credere in questo gruppo. È inutile che ora ci iniziamo a fare processi, diciamo, processi sono già aperti, lo sai da quanto. È inutile parlarne, è inutile. Questa è una squadra che è leggerina, molto probabilmente, e che per di più ultimamente fa anche parecchi errori. Oggi, secondo me, ripeto, per me non hanno fatto male, anzi. L'impressione però è che in questo momento non c'è nessuno che si vuole prendere la responsabilità di tentare anche la giocata, anche complice un po' la classifica forse. Non è facile, anche perché molto probabilmente abbiamo visto due partite diverse. Io ripeto, la partita a me non mi è dispiaciuta, quella della Juve Stabia. Di fronte avevamo una signora squadra, però noi, ripeto, siamo stati bene in campo. Il problema poi è... se voi mi andate a dire chi è che ha giocato male, forse lo capiamo meglio. Di Carmine ha fatto il suo, Ali ha fatto il suo. Si è creato poco questo. Non è facile creare contro una squadra che ti viene a pressare sulla tre quarti, ti impedisce di giocare. Dovevamo fare molto più cambi gioco, dovevamo avere più facilità di palleggio in mezzo al campo, cercare di contrastarli anche sul piano tecnico, ma abbiamo cercato di fare anche con l'inserimento di Sucio. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. C'è il rischio di rassegnarsi a questo punto, anche perché si è preso gol al primo errore? No, ma rassegnarsi è una cosa più stupida che può fare una squadra. Io credo che una squadra basta vincere una partita, poi ne mette un filotto, perché non mi sembra che gli altri si divertino molto. Siamo noi che a volte ci complichiamo la vita. Se poi smettiamo di complicarci la vita, molto probabilmente qualche risultato può venire, e se viene il risultato viene anche l'entusiasmo. Mister, anche oggi un infortunio muscolare, a questo punto non è più un caso. Ma non è un infortunio muscolare, quello di Scozzarella. Sì, Scozzarella gli fa male al laterale, la bandelletta, non so nemmeno come si chiama io. Ha avuto questo problema fin da subito, purtroppo quest'anno ce l'andiamo a cercare col lanternino.
tutto qui. Mister, ora come si esce da questa situazione? Ma ora adesso bisogna vedere un sacco di cose. Noi dobbiamo continuare su una strada, abbiamo preso una strada che non ci sta dando grandi risultati, però secondo me, lo ripeto per l'ennesima volta, non abbiamo fatto una brutta partita. Poi ognuno vede le partite che le vuole vedere, eh? Tutto qui.